Sono Domenico Pozzovivo e sono fuori di bici. Sono Oscar Gatto e sono fuori di bici. Sono Moreno Moser e sono fuori di bici. Sono Damiano Cunego e sono fuori di bici. Sono Eros Capecchi e sono fuori di bici. Sono Danilo Di Luca, sono fuori di bici. Sono Francesco Chicchi, fuori di bici. Sono Vincenzo Nibali e sono fuori di bici. Sono Diego Lissi, sono fuori di bici. Pronti con Fuori di Bici, allora Radio Sportiva, 18:34, è tempo di analizzare una volta di più quello che riguarda il mondo del ciclismo e la recente eco del Giro d'Italia, Giro d'Italia numero 95, chiuso con la vittoria, come ben sapete, di Rider Esiedal. Abbiamo fatto molte pagelle in questi giorni, Andrea, sui protagonisti, chi ha risposto presente e chi è mancato in questo giro, e tanti ascoltatori non hanno gradito sul piano dello spettacolo e delle emozioni per l'eccesso di tatticismo da parte dei suoi protagonisti, e in particolar modo della mancanza di grandi imprese, forte fatta eccezione per quella di Rabottini, sulle salite del Giro. E allora andiamo a salutare i nostri ospiti per commentare di nuovo in maniera approfondita quello che è successo nella Corsa Rosa. Intanto Roberto Sardelli, velobike.it, ciao Roberto. Buonasera a tutta la redazione, a tutti gli amici di Fuori di Bici e Radio Sportiva. Salutiamo anche il collega della redazione romana della Gazzetta dello Sport, ma anche del mensile di ciclismo Cycling Pro, Marco Bonarrigo. Ciao Marco. Buonasera a voi, ciao a tutti. Beh, intanto ripartiamo proprio da te, Marco, da un commento a quello che è stato secondo te il Giro d'Italia dal punto di vista delle emozioni, anche del percorso. In molti lo hanno valutato non esattamente duro quanto si pensava, e poi sul vincitore Rider Esiedal. Ma guarda, io sono... intanto stiamo appunto componendo il numero di Cycling Pro dedicato al Giro d'Italia. Io sono abbastanza controcorrente, devo dire, ho trovato la corsa piuttosto interessante, soprattutto a rispetto delle previsioni fatte da molti di noi, e trovo Esiedal un personaggio molto molto interessante. Ho letto delle cose, soprattutto su alcuni quotidiani politici, estremamente, direi, di cattivo gusto su di lui, di gente che lo dipinge come un personaggio venuto quasi dal nulla, un carneade. In realtà è un personaggio con una storia profonda e con anche caratteristiche estremamente valide, per cui lo giudico un vincitore degno, sicuramente più degno di alcuni di quelli apparsi negli ultimi 20 anni, di una corsa forse non sfavillante come si aspettava qualcuno, ma figlia di quello che è un ciclismo, secondo me, anche in qualche modo, e spero di non rimpiangere quello che dico, più pulito, più normale. Questo per quanto riguarda la valutazione di Marco Bonarrigo, che è al telefono con noi, così come Roberto Sardelli, a cui lasciamo la parola per un paio di valutazioni insieme al nostro ospite. Ma innanzitutto saluto Marco e volevo chiedergli, ma anche in un ciclismo dal volto umano ci dovrebbero comunque essere, secondo me, qualche divergenza piuttosto profonda sulle qualità di uno o dell'altro corridore, non credi Marco? Tu sei uno particolarmente attento alla preparazione, anche al lato squisitamente tecnico del ciclismo, però è una domanda che si pongono molti amici, molti sportivi che hanno visto il giro, e francamente esaltante sotto il profilo agonistico non è stato, e dicono va bene il ciclismo dal volto umano, ma anche con un andamento, con un'etica umana, credo che le divergenze fra un corridore e un altro dovevano spiccare di più, non credi? Ma io credo che siano spiccate. Esiedal sicuramente è il corridore più completo tra i big presenti al Giro. È uno che si dice che non è un passato, però è uno che negli ultimi 3 anni è arrivato nei primi 6, 7, 8 in tutte le tappe più dure del Tour de France. In salita, quindi parliamo di Tourmalet, parliamo di Alpe d'Huez, di cose del genere. È uno che va molto forte, è una moto che va molto forte in discesa, perché ha un passato di bike, ha un'abilità di guida, ha tante caratteristiche che i suoi rivali, soprattutto i canari, non hanno. Cioè un basso, è un atleta che parte con un handicap comunque, perché è uno che in discesa va piano, perché una moto va relativamente piano. Uno scarpone è che una moto va pianissimo. Ora, questi corridori, se non sono al massimo della forma, attualmente non sono in grado di competere con un ottimo corridore, non un fuoriclasse come Esiedal. Qualcuno dice al Giro mancavano i grandi campioni, ma ragazzi, i grandi campioni non ci sono. C'è Contador, che però purtroppo per lui è squalificato per doping, c'è Cadel Evans, che ha aspettato anni prima di andare ai vertici del ciclismo e fa giustamente il Tour, c'è il punto domanda di Andy Schleck, che sì, ha vinto il Tour l'anno scorso a tavolino, però le sue qualità complete ancora non ci esprimeremo. E poi, sai, dietro a questi io non vedo grandissimi campioni, per cui ci sono dei momenti in cui il ciclismo esprime eccellenti corridori come Esiedal,
però le grandi emozioni ci sono forse quando ci sono più talenti assieme. Non è questo il momento, però credo che la cultura dello sport sia anche scavare nelle vite dei personaggi e capire chi sono, e se non esaltarsi, apprezzare questo, ecco, invece di disprezzarlo, come mi sembra faccia qualcuno. Chiedo a entrambi, Roberto, scusami, un attimo di pausa, così ci fermiamo e poi ripartiamo con la discussione su questi argomenti molto molto interessanti. Gaerle è sinonimo di comfort e qualità. Nel 50° anniversario presenta G-Crono, la nuova calzatura da ciclismo super leggera, solo 275 grammi, traspirante e senza alcun punto di pressione grazie al sistema di chiusura brevettato BOA. G-Crono è stata designata dai ciclisti professionisti come la miglior scarpa sul mercato. Non perdere l'occasione e provala subito presso i rivenditori Gaerle. AllOneSport.com, il negozio online per tutti gli sportivi. I migliori marchi di ciclismo, tennis, calcio e tanti altri sport ai migliori prezzi. Entra in www.allonesport.com. Troverai tutte le novità, le divise ufficiali dei team ed offerte imperdibili con garanzia e velocità di consegna. www.allonesport.com, il numero uno per lo sport sul web. Vuoi realizzare una divisa personalizzata? Vestiti come gli atleti del team Saxo Bank. L'esperienza maturata e la continua ricerca fanno in modo che Sportful utilizzi anche per la tua squadra gli stessi materiali, tagli ed ergonomie sviluppate per i campioni. Cambia la grafica ed il colore, ma la tecnologia vincente rimane. Fai della tua squadra un team di campioni. Visita sportful.it. Questa è Radio Sportiva. Ripartiamo con Fuori di Bici con i nostri ospiti Roberto Sardelli e Marco Bonarrigo della redazione romana della Gazzetta dello Sport, ma anche del mensile di ciclismo Cycling Pro. Roberto, stavi per porre un'altra questione a Marco. Sì, allora è una provocazione che però non ha ricevuto molti proseliti fra i colleghi, però volevo puntualizzare con Marco per quanto mi concerne, credo di appurare anche e di esternare anche quello che è il pensiero della redazione di Radio Sportiva. Qui nessuno assolutamente vuole rivolgere delle critiche nei confronti del vincitore del Giro d'Italia. Stiamo parlando piuttosto di un Giro d'Italia non troppo esaltante da un punto di vista dello spettacolo. A tale proposito ti chiedo, Marco, se a fronte della decisione di togliere gli abboni in certe tappe di montagna non sia invece il caso che il ciclismo riveda un pochino. Ora è un momento brutto per come se la sta passando il calcio, però anni fa il calcio propose 3 punti in caso di vittoria, propose di cambiare le regole nei passaggi indietro al portiere. Ebbene, da allora si vedono molte meno partite a reti inviolate. Ecco, non sarebbe il caso anche magari di proporre degli abboni anche sui gran premi della montagna? E poi ti volevo chiedere, da un punto di vista di etica sportiva, non è brutto sentir dire a volte nei commenti la fuga stava bene a tutti, è stata lasciata andare? Ecco, questo credo che può venir meno a un certo spirito agonistico. Ma sono d'accordo con te, diciamo, per quanto riguarda la prima parte degli abboni se ne può discutere, però secondo me il fondo del problema è quello che tu poni nella seconda parte della tua domanda, cioè la corsa al Giro d'Italia nelle parti in cui è stato abbastanza esaltante, perché sicuramente non è stato un giro esaltante, anche se a me è dispiaciuto, sono le parti in cui le squadre che avevano realmente fame di vittoria hanno fatto la corsa. Le squadre che hanno fame di vittoria sono le 3 squadre italiane fondamentalmente, che non avevano diritto a partecipare al Giro ma se lo sono guadagnato con le wild card, e loro hanno animato la corsa, mentre ci sono almeno 6 squadre di grandi budget, di grandi livello, che sono le World Tour, diciamo di area francese, di area belga, che sono venute al Giro per fare turismo. Ora, questo è uno dei mali del ciclismo, il fatto che ci siano delle squadre che hanno il diritto di partecipare e per regole abbastanza insulse, e che snobbino le corse mandando formazioni di terzo piano, atleti palesemente impreparati già fuori corsa alla quarta, quinta tappa. Ricordiamoci che quest'anno il gruppo degli ultimi al Giro d'Italia è arrivato con 5 ore di ritardo da Ese dalla Milano, è il più grande, il più alto ritardo mai registrato negli ultimi 30 anni. Significa che c'è gente che è andata veramente piano. Il problema è questo: qualificare la partecipazione media. Se invece di 3 squadre che hanno fame al Giro partecipano 8 squadre che hanno fame, allora si vede uno spettacolo diverso, non dipende più dal percorso, dagli abboni, che sì, per carità, possono contare, dipende dal fatto che c'è gente che non viene qui per allenarsi ma viene qui per gareggiare e possibilmente per vincere. Allora sì, nuove regole che dicano
al Giro partecipano metà delle squadre che hanno diritto e l'altra metà di squadre che ha voglia di partecipare. Allora forse lo spettacolo cambierebbe completamente. Proviamo un attimo il tempo di salutare Marco Buonarrigo, collega della Gazzetta dello Sport e del mensile di ciclismo Cycling Pro, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie Marco. Grazie a voi. Niccolò Brecch e poi con Roberto Sardelli e con un altro grande personaggio del ciclismo completiamo il nostro Fuori di Bici. IncoSport è presente al 95esimo Giro d'Italia con il team Androni Giocattoli Venezuela. IncoSport è una linea di integratori di alta qualità. Active per il fitness, Endurance ed Extreme per tutti gli sport, professionisti, agonisti ed amatoriali. IncoSport nutre la tua voglia di sport e di benessere. In vendita nelle farmacie, nei migliori negozi di ciclo e online su www.incosport.it. Vuoi realizzare una divisa personalizzata? Vestiti come gli atleti del team Saxo Bank. L'esperienza maturata e la continua ricerca fanno in modo che Sportful utilizzi anche per la tua squadra gli stessi materiali, tagli ed ergonomie sviluppate per i campioni. Cambia la grafica ed il colore, ma la tecnologia vincente rimane. Fai della tua squadra un team di campioni. Visita sportful.it. Farnese Vini è passione, cura maniacale dei dettagli, dalla vigna alla cantina alla bottiglia. È per questo che siamo leader in 74 paesi e il nostro Edizione 5 Autoctoni è stato per 4 volte premiato come miglior vino rosso d'Italia. Farnese Vini, la vittoria è nel nostro DNA. Questa è Radio Sportiva. Ore di Bici e Radio Sportiva, pronti allora come promesso per la nostra seconda parte di trasmissione dopo aver fatto un'ulteriore riflessione sul Giro d'Italia appena concluso col collega Marco Buonarrigo, sempre col direttore di velobike.it Roberto Sardelli e con un altro come promesso grande big del nostro ciclismo. Pietro Cauchioli che vinse 2 tappe al Giro del 2001 e arrivò terzo invece in classifica generale nel Giro vinto da Paolo Savoldelli l'anno successivo. Ciao Pietro, buon pomeriggio. Abbiamo un problema con il collegamento con Pietro Cauchioli, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto con Roberto Sardelli andiamo ad analizzare altre situazioni, altre questioni relative ovviamente al Giro d'Italia. Anzi, abbiamo recuperato Pietro Cauchioli, allora andiamo, cerchiamo di nuovo di salutarlo. Pietro! Sì, buonasera. Eccoci a tutti qua. Gli ascoltatori. Adesso ti sentiamo perfettamente. Roberto! No, volevo chiedere, è inevitabile chiedere se è piaciuto questo Giro d'Italia. Tu sei stato molto spesso un ottimo interprete e soprattutto, ecco, diciamo che oltre a essere stato un ottimo interprete sei stato sicuramente uno che ha cercato di inventarselo. Hanno ricordato quando hai vinto 2 tappe, una a Reggio Emilia, una a, se non sbaglio, a nella Riviera di Ponente. A Sanremo era. Ecco, la Riviera di Ponente, a Sanremo. L'arrivo in via Roma a Sanremo. Ti è piaciuto questo giro? Non c'è stato un po' di antagonismo? Sicuramente l'ho seguito parecchio perché dal pomeriggio cercavo di ritagliarmi il tempo per poterlo seguire. Il giro è stata la corsa che mi ha lanciato, è stata la corsa anche che mi ha dato più soddisfazioni dal punto di vista delle vittorie e anche dei risultati, perché ho concluso anche nono nel 2001 e ottavo nel 2005, per cui certo. È una cosa che mi ha sempre visto protagonista. Di sicuro io sono sempre stato uno che cercava il risultato andando in fuga. Il mio giro è sempre stato un po' d'attacco, non era sicuramente un giro che aspettavo, anche perché non partivo mai da favorito, da vincitore, anche se comunque ero un atleta di buon livello, ma partivo come uno che poteva fare un buon giro. Da un certo punto di vista a me è piaciuto, è stato combattuto fino all'ultimo giorno, anche se si dava per scontato che vincesse Eisedal, ma con un vantaggio di 16 secondi non c'è mai nulla di scontato. C'è in atto sicuramente un cambio generazionale importante e è logico che quelli che vincono oggi potrebbero essere anche i campioni di domani, o potrebbe succedere come nel caso di Cunego che vinci e poi per 7-8 anni non lo vinci più. No, non è detto, di sicuro Eisedal ha dimostrato di essere un atleta di altissimo livello. Roberto. Sicuramente questo è il punto di vista di Pietro. Volevo ricordare però a Pietro che ha vinto un 32enne e che all'infuori di De Gendt non è troppo il nuovo, sì, che avanza, anche né,
Anche è vero, ma non è il cambio generazionale dal punto di vista che c'è un vuoto, secondo me, perché in Italia comunque stiamo puntando sui trentenni o cosa, no? Scarponi non è di sicuro un giovane, correva ancora quando correvo io e non era di sicuro quello che all'epoca era, gli si poteva dire vincerà un Giro d'Italia. E Isedal, ho capito che non sia un giovane, ma di sicuro è un momento di transizione in cui i corridori che stanno dimostrando di andare forte hanno dimostrato che hanno saputo gestirsi bene durante il giro ed essere protagonisti. Poi purtroppo anche la polemica dell'ultimo giorno, quando Cunego doveva aspettare Scarponi forse ha attaccato troppo tardi. Se riusciva a fare la differenza a 10 dall'arrivo su Isedal o a 5 dall'arrivo, sicuramente Cunego avrebbe potuto aspettare e gli dava quel contributo che gli serviva per fare un po' più la differenza. Cioè, da quel punto di vista, secondo me, statisticamente i nostri ha ragionato più per rimanere lì che per guadagnare qualcosa. A proposito di analisi sui singoli, Pietro, in conclusione ti posso chiedere che idea ti sei fatto più che di questo giro in generale, ormai di questa seconda parte, se vogliamo, della carriera di Damiano Cunego, svoltata dopo la vittoria al Giro d'Italia, svoltata paradossalmente in calo, almeno sul piano dei successi. Fu in questo senso una serie anche di coincidenze particolari che lo portarono alla vittoria della maglia rosa, si è inceppato qualcosa nel momento di dare continuità ai suoi risultati? Lui che comunque si è in questo giro, oltre a una buona classifica, almeno anche della tappa, una delle tappe finali, ha provato a fare la differenza in salita e paradossalmente si è invece distinto per quanto fatto in discesa. Che idea ti sei fatto un po' della crescita così quasi saltuaria di Cunego? Ma di fatto è stato uno dei più costanti, non è che sia cresciuto, perché di fatto ha saputo guadagnarsi un sesto posto attaccando nei momenti in cui poteva attaccare. Poi è logico, da chi vince un Giro d'Italia da giovane ci si aspetta che faccia di più. Aveva vinto anche quattro tappe, ricordiamo, nel 2004, per cui e da allora non so se abbia vinto ancora tappe al Giro, perché mi sembra che l'abbia vinto solo in quell'anno, se non ricordo male. Poi di fatto è un corridore che anni fa sembrava avesse rinunciato a fare la classifica di grandi giro, perché diceva non poteva più arrivare sul podio, non so in base a cosa lo dicesse, però l'anno scorso ha provato a fare classifica al Tour, ha fatto un discreto Tour che sicuramente era per un corridore che è stato primo al mondo, ha vinto classiche di Coppa del Mondo e aveva già vinto la maglia di giovani al Tour facendo due posti dietro, non gli dava quello che gli poteva dare un piazzamento di altissimo livello, come può essere un podio o perlomeno lottare per il podio, cioè, poi arrivarci i piedi, ma almeno che fossi là a lottare. Cioè, da questo punto di vista Damiano non è più forse quello adatto alle corse a tappe, è quello che si deve concentrare un po' più magari a fare le corse a tappe per vincere le tappe, per preparare le corse da un giorno, perché sarebbe un corridore da campionato del mondo, perché quest'anno mi sembra il campionato del mondo sia su percorsi adattissimi a lui. Dovrebbe a questo punto pensare a fare una vuelta alla Bettini andando in fuga, come ha fatto, interpretando una vuelta di fughe, di attacchi e magari sperando in una vittoria di tappa per essere più motivato al mondiale. Pietro Cauchioli, è stato davvero un piacere averti in collegamento su Radio Sportiva, presto e buona giornata. Grazie a voi, buona serata. E grazie ovviamente anche a Roberto Sardelli, velobike.it, che ritroviamo però nei prossimi appuntamenti con Fuori di Bici. Ciao Roberto! E domani chiuderemo, diciamo, questa serie, avremo un ospite di lusso che è magari quello che più di ogni altro ha raccontato il Giro d'Italia, e poi giusto congedo ci saremo io, Simona ed Alex.
Sono Domenico Pozzovivo e sono fuori di bici. Sono Oscar Gatto e sono fuori di bici. Sono Morano Mosar e sono fuori di bici. Sono Damiano Cunego e sono fuori di bici. Sono Eros Capecchi e sono fuori di bici. Sono Danilo Di Luca, sono fuori di bici. Sono Francesco Chicchi, fuori di bici. Sono Vincenzo Nibali e sono fuori di bici. Sono Diego Lissi, sono fuori di bici.